Barbara Chicchiarelli, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, Barbara, esce On Demand Favolacce, l'opera seconda dei fratelli d'Innocenzo, anche se loro amano definirla la seconda opera prima, come ci hanno detto poco fa. Allora, è un film duro, un film che ci rispecchia molto tutti quanti, però intanto cominciamo a parlare di Dalila, che è il tuo personaggio, e in tutto ciò che accade in questo film, qual è la sua colpa, se ha una colpa, e ovviamente, insomma, chi è questa donna? Ma come abbiamo già detto, diciamo, con Fabio e Damiano, io come loro tendo a non giudicare questo personaggio, quindi non so bene quale sia la sua colpa e se ci sia un'effettiva colpa, no? Nel senso che lei, come Bruno, interpretato da Elio Germano, mio marito, sono due persone che forse non hanno mai avuto la possibilità di processare, no, il loro passato, le loro avventure, disavventure, e quindi sono un po' vittime forse degli eventi. Ecco, sono due persone che forse non si sono mai chieste, non si sono mai fatte troppe domande, no? Quindi forse la loro colpa è l'ignoranza, in questo senso, cioè ignorare una serie di questioni, non ultima appunto il loro rapporto con questi bambini, no? Quindi sì, forse ecco, a differenza del marito, Dalila comunque segue una traccia, no? Che è quella poi, come dire, del ruolo di moglie e di donna, quindi una donna che sicuramente apparentemente, almeno per gli amici, è subalterna a suo marito, no? E quindi un po' cerca di tranquillizzarlo anche a discapito del suo rapporto con i bambini, cioè prima viene il benessere del marito e poi quello dei figli, forse. Che è un po' purtroppo una costante a volte, no? Di alcuni nuclei familiari, di alcune famiglie disfunzionali, ecco, mi verrebbe da dire. Forse questa è la sua colpa maggiore, ecco, prediligere il benessere del marito al benessere dei figli. Ecco, il marito Bruno che vediamo che insomma ha delle esplosioni di rabbia che viste da fuori insomma sembrano ingiustificate, poi ovviamente andando a scavare magari non lo sono. Loro non sono poveri, ma non sono forse neanche ricchi quanto avrebbero voluto, forse c'è una frustrazione dentro, no? E mentre lui esplode di rabbia, stranamente ne abbiamo parlato, no? In conferenza stampa ci sono questi bambini, non solo i vostri figli, ma tutti i bambini del film che invece sembrano tranquillissimi, obbedienti, vanno bene a scuola, hanno tutti 10 e poi hanno questa ribellione silenziosa e terrificante, no? Che insomma non sveliamo l'epilogo, però insomma c'è un epilogo abbastanza tosto. E ecco, come li vedi questi bambini rispetto in generale ai bambini? Si parla spesso dei bambini che vengono dimenticati dalle istituzioni, minori in povertà, adesso con il coronavirus. Come li vedi questi bambini di favolacce? Ma sicuramente molto consapevoli, molto più consapevoli dei loro genitori, insomma, del disagio, no? Che si vedono costretti a vivere, e quindi questo silenzio è un silenzio assordante in realtà. A me sembrano, ripeto, consapevoli di dover porre un rimedio, no? Un rimedio alle loro vite, alle loro esistenze, rimedio che i loro genitori non hanno trovato, e quindi li vedo in questo, come ho già detto, ecco, a me sembra che loro cerchino di interrompere questo status quo, questo modo di vivere, questo anche lascito dei loro genitori, no? Non è una vita che a loro piace questa, e rendendosi conto perfettamente delle difficoltà che i loro genitori hanno a comprenderli, a comprendere la realtà in generale, la complessità della realtà in generale, appunto senza svelare l'epilogo, decidono di porre loro un rimedio, no?
seppur drammatico, a questa situazione. Quindi, ripeto, a me sembrano molto consapevoli, questo è quello che percepisco dal racconto. Secondo me questo film può non piacere, ma può anche piacere molto perché va a toccare determinate corde, no? In ognuno di noi. E volevo sapere se a te che ne hai parlato bene, naturalmente sei tra i protagonisti, ma mi sembrava un parlar bene sincero, non solo perché sei nel film, e che ha toccato delle tue corde particolari, che cosa ti ha dato girare questo favolacce? Ma io lo considero un film pazzesco, che è un po' un aggettivo un po' pop, no? Però passamelo. È un po' più bello. Sì, no, per una serie di motivi, ecco. Il primo è che credo sia un'operazione ambiziosa, ardita e quindi, come ho già fatto i complimenti a loro, proprio li faccio anche al film, no? Cioè, che un po' rispecchia il loro modo di essere. E quindi sono contenta che questo film sia stato fatto, banalmente, perché rompe una serie di dinamiche, no? Cioè, non è un film di intrattenimento, è un film d'autore, e è evidente che il tempo della narrazione è un altro tempo, no? È un tempo che forse, come dire, ci siamo un po' dimenticati, mi verrebbe da dire. E qui mi attacco all'altra cosa che a me ha colpito molto nel film, ovvero questa dimensione della noia che viene raccontata, no? Forse sarà perché fondamentalmente siamo quasi coetanei con Fabio e Damiano, ma io ricordo perfettamente quelle estati, no? Questa noia incredibile e ecco, credo che la dimensione della noia raccontata in questo film sia evidente che porti a una creatività, no? Cioè la noia come catalizzatore per la creatività dei bambini, ma in generale. E quindi questo è stato un ritorno al mio passato, un ricordarmi come erano quelle estati lì in cui appunto non c'erano, al tempo non c'era internet, non c'erano, insomma, io forse faccio parte dell'ultima generazione che ha vissuto un'infanzia senza tecnologia, senza connessione, no? E quindi ricordo questi giochi fatti col nulla, con un fucile fatto come vediamo in alcuni bambini, Pezzo fatti di con il pezzo di legno, insomma, ecco, quella dimensione lì è una dimensione che a me è cara perché l'ho vissuta, no? E poi ce ne sono tanti altri di motivi, insomma, io credo che sia, come tutte le cose poetiche, sia un film, come tutte le opere d'arte, sia un film potenzialmente leggibile, no? In vari modi, a vari strati. E quindi questa complessità è un valore aggiunto, no? certo, di quelli che ognuno poi interpreta un po' a modo suo, diciamo, giudica, valuta, diciamo, a modo suo, ma siamo sicuri che, insomma, rompe gli stereotipi, no? Della famiglia felice, ma c'è l'estate, la Certo. campagna, eccetera, eccetera, quindi ben venga. Senti, a proposito di passato, ma recentissimo, no? Tu hai debuttato in televisione su Netflix in Suburra con Lidia Adami, giusto? C'è qualcosa in comune tra Dalila e Lidia Adami? Anche lei, no? Era un po' sottomessa, cioè aveva diciamo, una parvenza di donna forte e autoritaria, però poi alla fine, insomma, era un po' sottomessa al fratello, insomma, c'è qualcosa in comune. Poi mi allargo ancora perché tu hai portato a teatro Ifigenia. Sebbene in splot, comunque Ifigenia. Ecco, queste tre donne un po' hanno qualcosa in comune, e anche in comune con Barbara Chicchiarelli. Mi verrebbe da dire l'abnegazione, ecco un po'. E, credo sia questo il fil rouge, no?
senza ridurre a uno stereotipo la donna e le sue qualità, però sicuramente ecco, è un essere la donna, l'essere femminile, è un essere banalmente in grado dai primi anni di concepire una dualità, un due, no? Ripeto, forse perché nasciamo in grado di accogliere l'altro dentro di noi. Io credo che questo, senza entrare ecco, in discorsi mengeliani o no, semplicemente è andato di fatto. E quindi questa capacità di accogliere l'altro, di pensare al due, forse ci rende più disponibili, o forse più fragili rispetto ad alcune situazioni come quelle familiari, nelle quali poi fondamentalmente ci ritroviamo a ricoprire un po' per come dire, la società e le sue regole, un po' per convenzione, insomma, io credo che questo sentimento sia in comune in queste tre donne e anche nella mia vita poi personale. Ecco, io sento molto lo spirito di sacrificio, la famiglia e direi appunto, con il primo termine forse ho riassunto un po' tutto, no? Poi sono donne tutte e tre, insomma, non parlo di te, ma forse sì, anche te, insomma, di periferia, vissute in periferia, e sempre non parlo di te, ma insomma, con qualche problema parliamo, insomma, Livia Adami è la sorella di Aureliano, no? Alessandro Borghi, voi siete molto amici peraltro. E quindi sì, cioè, hanno sempre, diciamo, delle difficoltà dovute non solo forse a dove vivono, dove sono cresciute, ma a tutta una serie di situazioni che comunque inglobano anche il fatto di essere ovviamente in una zona di periferia, forse non solo geografica, no? No, ma è una periferia dell'anima sicuramente, no? Quindi allarghiamo senza dubbio il termine, virgolettiamolo. Ripeto, io credo che la donna sia in grado di, ma non voglio, ripeto, non voglio farne una questione di genere, però credo che noi abbiamo questa capacità in più che, ripeto, è un'arma a doppio taglio, però, no? Che se siamo in grado di percepire l'altro, le esigenze dell'altro, così non siamo in grado di arginare però l'altro, che sia un fratello, che sia un marito, che sia per, ripeto, questioni culturali, imposizioni sociali e quant'altro. Parliamo anche del tuo futuro, Barbara. Allora, ti vedremo presto in varie cose, tanto bolle in pentola. Intanto in maschile singolare ti vedremo, giusto? Sì, che non, anche lì dobbiamo capire quando e come uscirà. E E lì chi sei? lì no, in realtà faccio un piccolo cameo, sono una pasticcera molto cattiva, una pasticcera molto severa, Stavolta meno empatica, diciamo, meno meno accogliente. empatica, no, vado dritta proprio ai risultati, voglio un po' anche quello, insomma, l'abbiamo visto tante volte, no? Non da me, ma da chef in carne ed ossa, ecco. Hai voglia, tiri piatti, tiri pasticcini. No, quello no, ripeto, è proprio un'apparizione così. E invece, molto più di un'apparizione naturalmente, ti aspettiamo nella compagnia del Cigno 2, dove sei Antonia, no? La madre di Rosario. Sì, ora vedremo, diciamo, la situazione post-Covid perché le riprese sono state sospese, noi eravamo. Quindi tante serie, tanti set. Esatto, quindi dobbiamo capire, insomma, credo che stiano capendo in questi giorni, no? Poi io. Di giorno in giorno, come vediamo, la situazione può cambiare rapidamente, quindi credo che ci sia la possibilità appunto di incontrarmi sullo schermo prima, ovvero con il silenzio dell'acqua 2. Due, sei una nuova entrata lì. Sono una nuova entrata e sì, diciamo che più o meno il cast è praticamente nuovo perché sono rimasti i protagonisti, Giorgio e Ambra, e anche Claudio, per il resto siamo più o meno tutti, ecco, new entry, e lì dovrebbe uscire a breve, insomma, forse verso la fine di maggio, quindi. E quindi ci racconti qualcosa, ci siamo.
Ma io sai, mi muovo un po', cammino un po' sui vetri perché non so mai se queste date poi sono effettive o meno e sinceramente non sono una di quelle persone che pressa la produzione per sapere il giorno, ormai è un lavoro che ho fatto. Ma diciamo che senza spoilerare nulla, la seconda serie si muove sulla falsariga della prima, quindi un thriller ben orchestrato dove alla base della nuova indagine c'è di nuovo un omicidio. Qui. Chi sarai? E io sarò la sorella. Questo mi chiedi, Patrizia, delle cose che non so se posso Guarda, dire. diciamo che sarai una sorella, diciamo che sarai una sorella in un nuovo caso di... Non Una sorella vogliamo metterti nei guai, assolutamente. Sarai una sorella in un nuovo caso del Silenzio dell'Acqua 2. Esatto, posso dire che ho un marito e un figlio, una figlia. Basta, basta. Basta. Sì, Senti, è vero che vorresti debuttare come regista? E la seconda domanda è che cosa aspettiamo? allora, guarda, io velleità registiche ne ho da anni, insomma. Al momento avevo sempre pensato di farlo in teatro perché chiaramente è il luogo, il contenitore che conosco meglio perché io vengo dal teatro, quindi in teatro sarei in grado di allestire, ma già l'ho fatto, come dire, in maniera amatoriale, tra virgolette, partecipando ad alcuni festival, già le ho fatte delle regie, delle piccole regie. Adesso il salto potrebbe essere sicuramente quello di spostarsi al cinema, ma insomma. Con calma, mi sono concentrata in questo mese, anzi ormai 2 mesi di quarantena, ho scritto un soggetto con un mio collega e devo dire che mi ha aperto un mondo, nel senso che non ho mai scritto né per diletto né famosi diari, no? Se è il diario, no. Devo ringraziare la mia insegnante del liceo, che era molto severa, quindi diciamo che alla fine mi sono ritrovata a scrivere e scrivo da 2 mesi questo soggetto, secondo me è molto interessante. Poco fa ero, come dire, al telefono con il mio collega per, no, fare quel laborlime necessario, perché poi non essendo, come dire, una scrittrice né una soggettista né una sceneggiatrice, abbiamo creato una sorta di ibrido, cioè tra un soggetto e un trattamento, no? Però ecco, mi sono riscoperta veramente come, forse più che come scrittrice, come soggettista, ecco, siccome io ho tantissime idee, però non le ho mai dette a nessuno, perché poi, sai, un po' uno si vergogna, un po' dice, vabbè, forse non è interessante, ma in realtà mi sono resa conto che, insomma, non erano poi così male le mie idee, no? Mai sottovalutarsi, Barbara. Abbiamo delle cose dentro che neanche ci immaginiamo, basta tentare. No, no, ma infatti guarda, ma io credo che, cioè, il mio lavoro come tanti altri lavori, però forse il lavoro dell'attore, ancor più di altri lavori, è un lavoro che va di pari passo con la propria esistenza, no? Con le proprie scoperte personali, con la propria evoluzione emotiva, psicofisica, non so, mettici tutto quello che vuoi. E quindi per ora io credo che ogni cosa sia arrivata al momento giusto, almeno per me. Quindi quando ero pronta è arrivata quella cosa lì, no? Quindi forse sono arrivata, ecco, a mettere un po' di puntini, ad unirli, e in questo momento posso dire a testa alta, magari, sì, ho delle idee molto interessanti, secondo me, no? Cosa che non sarei mai riuscita a dire anni fa. Quindi insomma, vediamo, ecco, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Bene, in bocca al lupo per tutto, Barbara. Noi continuiamo a seguirti, ok? Grazie Patrizia, buona giornata a voi. Allora, amici di Spettacolomania, io vi saluto, vi auguro una buona domenica e per quel che resta un buon sole. Ciao.